Ciao ragazze, oggi siamo in bagno, sono seduta sulla vasca e sono struccata, ma questa non è una novità. Mi è venuto in mente perché l'altro ieri, ho pulito il bagno, cioè ho preso tutte le mie cose, ho guardato e le ho buttate, cioè molte cose le ho buttate purtroppo perché erano tante, era tanto tempo che ce l'avevo, alcune erano da buttare, quindi... Però non ho pensato di fare il video mentre facevo tutto questo, quindi mi sono detto vi faccio vedere tutti i miei prodotti che sono nel mio bagno, quindi solo bagno, edition, bathroom edition... No, è terribile l'inglese, bagno edition, per la cura del viso e basta, quindi tutto, dai detergenti, maschere, tutto quello che ho. E vi dirò poi quello che sto usando ora, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io direi di iniziare, spero che l'idea vi piaccia, per fare due chiacchiere insieme e per stare in compagnia. Prima categoria, naturalmente, struccanti, detergenti viso. Dico struccanti, detergenti viso perché sapete che io non mi strucco più da un po' di tempo ormai con l'acqua micellare o altri tipi di struccanti, ma uso un olio. Io ne ho due, lo sapete benissimo se seguite i miei video. Questi due sono l'olio denso di Veralab, estetista cinica, e quello di Nivea. Questo qui è quello l'acqua di cocco, con olio di cocco rivitalizzante per pelli normali. E la differenza tra questi due è innanzitutto il prezzo. Questo, se non mi sbaglio, viene sui 20 euro e sono 75 ml. Questo sono 150 ml, lo trovate al supermercato e verrà 4 euro. Quindi ecco, la fascia di prezzo è molto diversa, anche la consistenza. Questo è proprio più oleoso, infatti si muove, questo è un olio denso. Io se devo scegliere preferisco l'olio denso, però questo anche devo dire che non è per niente male. E io li uso quasi sempre accoppiati a un panno in microfibra, quindi... se sono struccata eccetera, se sono truccata, mani asciutte, viso asciutto, ne metto un po' sulla mano, lo massaggio bene sugli occhi eccetera e poi lo vado a togliere con il panno umido. Stop, e quello è il mio struccaggio. Questi due a me piacciono entrambi, sono due fasce di prezzo molto diverse, però sinceramente credo che continuerò a comprare entrambi perché questo lo uso quando ho trucchi più leggeri, questo quando ho un bel trucco pesante e strong. Come detergenti veri e propri ne ho due. Questo qui ce l'ho da una vita, è di della PS, cioè di Primark, pagato 2,50 euro e sono 150 ml. Questo lo tengo in doccia perché sinceramente non mi piace per il viso, non ho provato tanti detergenti schiumogeni, questo è quello che mi piace meno. Tra i miei preferiti c'è quello di lo spumone di estetista cinica e quello di Hello Body, che però non mi ricordo come si chiama. Il problema di questo è che ha un odore molto forte e troppo forte per me, mi dà fastidio, non lo trovo così delicato. Comunque la pelle la pulisce, però è economico, però veramente ragazza sta qui, cioè ce l'ho da tanto e non mi viene voglia di usarlo. Io quando vedo che è così significa che il prodotto non mi piace. Quindi lo metto in doccia, così viene usato comunque, però per il viso non, difficilmente lo uso. Mentre quello che mi sta piacendo tanto è questo qua della Fresh, questa è la mini size diciamo. E questo è quello alla soia ed è un cleanser per la pelle che è molto delicato, ma ragazzi vi pulisce la pelle benissimo, non ve la irrita e non ve la tira nemmeno. Quindi se avete una pelle sensibile, secondo me va bene un po' per tutti i tipi di pelle. Io ho una pelle mista grassa, mi ci trovo benissimo, quindi questo lo uso o da solo per lavarmi il viso la mattina e la sera, oppure abbinato appunto a un olio per la doppia detersione. Penso proprio che ricomprerò la taglia grande quando lo finirò, ancora ce l'ho, sto qua tipo, quindi ancora ce l'ho, però mi piace veramente veramente molto. Passiamo ai scrub. Il mio scrub preferito, lo sapete, è quello di L'Oreal, quello ai kiwi, nella giarettina, si trova anche ai supermercati. Non l'ho più comprato perché non lo trovo mai in offerta e ne ho questi altri due, uno mi è stato regalato e uno l'avevo comprato perché me l'aveva consigliato una ragazza di voi. Questo sinceramente è tanto che non lo uso, è quello alla mela verde, è molto simile a quello perché ha anche il kiwi, quindi ci sono i semini molto simili a quelli là, però sinceramente non mi ricordo perché non mi piacesse. Comunque questo lo proverò, poi magari se vi interessa vi rifarò sapere, perché lo scrub l'ho fatto ieri quindi non lo vado a rifare oggi. Questo è per pelli miste o grasse e dovrebbe esfoliare e purificare. Scrub 2 in 1 con la maschera, perché potete anche tenerlo un po', mi sa. Sì, dopo averlo massaggiato per un minuto, poi può essere tenuto anche per 5 minuti, però questo sinceramente non mi ricordo e significa che non mi viene tanta voglia di usarlo, e un motivo c'è sempre, però non so esattamente quale. Mentre uno scrub che non è male, ma non mi piace quanto quell'altro di L'Oreal, che però sto usando, è sempre di Bottega Verde ed è questo scrub viso tonificante pelli normali o miste. Questo ha diciamo un po' lo stesso concetto di quello lì di L'Oreal, quindi è un gel con delle particelle scrubanti all'interno. Questo devo dire che mi piace, sa di limone. Sì, un po' limonato, l'odore è molto buono, è uno scrub efficace, mi piace. L'unica cosa è che è un po' difficile da struccare, rimane un po' viscidino,
Però se devo scegliere, almeno, cioè quello che ho usato ieri è stato questo, quindi significa che un minimo mi piace, lo uso. Sicuramente più avanti, quando finirò entrambi, perché ho deciso per il momento di non comprare nient'altro di skincare, riprenderò quello di L'Oreal, perché è il mio amore, lo sapete, mi piace tantissimo. Siamo alle maschere, vi faccio vedere un po' di maschere che ho, perché non ne ho tantissime. Allora, una che sto finendo è la Coco Wow di Hello Body, e questa è quella rosa, praticamente un'altra applicazione, vedete, ed è finita. E questa è l'argilla rosa, devo dire che mi piace, la trovo purificante, anche questa l'ho fatta ieri perché ho fatto tutta la mia routine, quella settimanale, e dopo lo scrub ho passato la maschera questa qua. Mi piace perché mi va a purificare la pelle, non mi tira, non me la lascia troppo secca. Devo dire che mi piace molto, ma anche quella verde scura, insomma, di Hello Body, quella più vecchia, mi piace molto. Non so, non credo le ricomprerò perché Hello Body ha prezzi veramente alti, quindi probabilmente non la riprenderò, perché ce n'è un'altra, sempre su questo filone, che è questa qui di Bottega Verde. Questa ve l'ho fatta vedere su Instagram, non ci vedrò mai. Scusate, ma sto registrando con la fotocamera questa verso di me, perché in bagno è un po' complicato. E questa è per pelli pure impure e grasse, maschera purificante e opacizzante. Questa appunto l'avete vista su Instagram ed è di questo colorino verdognolo, ha un odore di eucalipto molto forte. Mi è piaciuta tanto quella volta che l'abbiamo provata insieme, quindi finirò quella e poi continuerò ad utilizzare questa qua, perché mi aveva lasciato una pelle morbidissima, se mi avete visto su Instagram, insomma, spero di avervi fatto percepire come mi ero trovata, e mi è piaciuta molto, quindi preferisco prendere magari questa di Bottega Verde piuttosto che spendere miliardi di soldi di Hello Body. Mi dispiace, ma costano veramente veramente tanto. Sapete che io me le ero comprate, li ho provati, però uno a un certo punto ti fa pure delle scelte, cioè se devo scegliere preferisco spendere più soldi sul sito di Vera Lab e Stilista Cinica, perché ci sono un po' di prodotti che mi piacciono, piuttosto che prendere i set di Hello Body. Poi in questa box di Sephora che ho tenuto apposta per questo ho messo un po' di robe, cioè cose che ancora devo iniziare, quindi scorte, tipo dei gel di Yves Rocher, detergenti, questo uno piccolo e uno più grande, non li ho ancora aperti, quindi sono nuovi, li tengo qui per quando finirò qualcosa. Poi vabbè, qua c'è una pecca di Lush, spero sia ancora buona questa, aspettiamo. Sì, fino al 2 novembre 2020, quindi ci siamo. È buonissimo, l'odore è buonissimo. La petta, quella che scrubba e idrata, già l'avevo provata, però è nuova. Aspettate, che mi sono doppiato la roba. Poi, una maschera che mi piace molto, anche questa l'ho fatta ieri, è di BioJ, sempre testato dall'estetista cinica. Questa è una maschera idratante, madonna, c'è un profumo di Lush dentro sta scatola adesso che non vi dico. È una maschera idratante, due volte a settimana, sera o mattina, per pelle giovane e normale. 0% parabeni, coloranti e minerali. È una maschera particolare perché è una maschera idratante ma in gel, che non è così scontato come cosa, e va tenuta sulle 10-15 minuti, va poi risciacquata, ed anche quella è strana perché di solito le maschere idratanti si tengono, quindi questa mi piace molto, l'ho fatta ieri. Se avete una pelle mista, grassa, è un buon livello di idratazione, non esagerato ma neanche che non vi basta, insomma è una buona via di mezzo. Quindi poi il barattolino è piccolino, questi qua non costano tanto, io l'avevo preso da OVS un po' di tempo fa, quindi mi piace. Qua ci sono, queste faccio ridere, tutte le mie scorte di cerottini per punti neri di Primark, ce l'ho una marea, perché visto che non ho Primark qui, quando mi capita di andarci faccio la scorta, quindi ce ne ho veramente in abbondanza. E fate conto che praticamente non ho più maschere in tessuto, strano ma vero, non ho più maschere in tessuto. Sapete quanto mi piacciono le maschere in tessuto, ma le ho finite tutte. E poi ho anche questo campioncino di questo prodotto che si trova da Sephora, questo mi piaceva tanto, della Kaolion, che è un due step, prima si mette quello caldo che apre per i pori, tipo per questa zona qui apre i pori, e poi si mette quello più che dà l'effetto freddo per chiuderli. E poi ci sono questi qua che ho preso da, oddio come si chiama quel posto che vende tutte cose carine, tipo in plexiglass, giapponese forse, vabbè non mi ricordo, sono i patch per farsi da soli il contorno occhi, cioè io metto una maschera contorno occhi e poi li appiccico sopra. E poi ci sono queste anche che devo provare, che ho preso su AliExpress tanto tempo fa, sono praticamente delle maschere in cotone che vanno sciolte, che ne so, tipo in un tè verde, si per dire, e si aprono e diventano delle maschere. Se avete qualche consiglio su in cosa scioglierle per poterle usare, fatemi sapere che magari le proviamo insieme, perché non ho idee. E niente, quindi questo è il mio pacco, strano ma vero ragazzi, non ho maschere viso.
Invece una maschera sempre di queste qua, diciamo, in crema, che però ancora non ho aperto, è questa qua di Laneige. Questa è la maschera idratante da notte, mi piace tantissimo, ho usato una mini size, poi in una box ho trovato questa, e la Water Sleeping Mask, mi piace tantissimo, perché tanto la notte, pure se sono un po' un ticcia, fa niente, perché vado a dormire, e però non l'ho ancora aperta perché sto usando altre cose e non mi va di aprire troppo i prodotti, devo imparare ad essere un po' più oculata e brava, quindi questa però mi piace tanto e si trova da Sephora. Passiamo ora a creme per il viso, tonici eccetera eccetera. Allora, come tonici io sto usando mattina e sera prevalentemente questo qua di Fresh, sempre ho preso una mini size per provarla, mi pare anche questa costasse sulle 15 euro, non me lo ricordo, si trova da Sephora. Questa è quella idratante alle rose, la cosa carina è che ha tutte le rose dentro, dice che va a rimuovere le impurità e va a dare morbidezza, effettivamente è vero, l'odore è molto simile all'acqua di rose della Roberts, quello che trovate al supermercato. Carino, carino, mi piace, non ho dato niente di oh mio Dio che meraviglia, però mi viene voglia di usarlo, lo uso mattina e sera. Tranne che una volta, faccio una volta sì, una volta no, una volta sì, una volta no, perché adesso in questo periodo, visto che non devo neanche uscire di casa, lo sto alternando con questo prodotto qui che avevo trovato in una box di Sephora sempre, che è della Alpha H sarebbe, e si chiama Liquid Gold with, con acido glicolico all'interno, non so se lo vedrete mai, comunque questo qua. Si apre così e ha questo tappino, e rivitalizza e assiste nel mantenere la compattezza della pelle, e praticamente va messo una sera sì e una sera no, quindi una sera uso questo, una sera uso quello idratante, lo alterno solo la sera, e praticamente sulla pelle pulita, asciutta, e può essere messo prima della crema e del siero oppure da solo per avere un trattamento d'urto. Devo dire che mi piace perché mi sento la pelle molto più compatta, noto anche che le cicatrici si vedono un pelino meno, naturalmente queste cicatrici stanno qua da anni e anni e anni, sono belle, belle infossate anche qui, vedete, colpa mia delle mie manacce, però devo dire che mi piace, praticamente sto quasi finendo, sta qui, non è male, mi è piaciuto, all'inizio mi bruciacchiava un pochino, adesso invece lo uso tranquillamente, quindi anzi stasera devo usare questo perché ieri ho usato quello idratante, quindi almeno in sto periodo sto a provare un po' di robe così diverse. Mentre come crema da giorno, quindi il giorno invece applico solamente il tonico della Fresh e poi applico questa qui, questa è una crema idratante alla vitamina C, che dovrebbe dare lucentezza eccetera, devo dire che non è male perché non è niente di che, senza una crema di Primark, però mi ci trovo abbastanza bene perché non è troppo pesante, non è troppo ricca, avendo una pelle mista grassa la trovo piacevole, ha un buon odore di arancia, insomma di agrumi, e quindi niente, non fa miracoli, la brillantezza non la vedo, però non mi sento troppo appiccicosa, come consistenza ci sta, quindi a posto. Mentre la sera, dopo aver applicato o il tonico eccetera, applico questo qui che è un altro campioncino della Polar, anche questo già ve l'ho fatto vedere, questa anche mi piace tantissimo perché ha una consistenza particolare, un po' cerosa, ve la lascia morbidissima ma non troppo pesante, per chi ha la pelle grassa mista secondo me per la notte va benissimo, e quindi mi è piaciuto. Il contorno occhi, prima usavo il The Puff di Vera Lab, che è questo qua, però è un roll on, sinceramente ho smesso di usarlo perché ho notato, cioè ho fatto questa prova, io prima lo usavo la sera sempre, e quindi prima di andare a dormire, è una molto liquido come consistenza, non è troppo pesante, ho detto perfetto perché a me mi dà un po' fastidio quando sono troppo grasse le cose, però ho notato che mi seccava, cioè ho avuto per un periodo molto lungo tutto il contorno occhi screpolato, e l'unica cosa che mettevo di diverso era questo, non qualche correttore eccetera, quindi per adesso ho smesso perché voglio fare un periodo senza usarlo per poi riprovarlo, quindi poi vi terrò aggiornate, però mi ha dato sto, penso sia stato lui a darmi sto problema, però non lo so, quindi adesso sto usando invece questa qua di Mario Badescu, questa l'ho presa su Sephora, mi pare di averla pagata 20 euro, ma ragazzi penso che non la finirò mai perché la uso solo la sera perché la mattina è troppo grassa, cioè tutti i giorni, tutte le sere non finisce, ne metto proprio poca poca perché se ne mettete troppa vi appiccica, è troppo pesante, ne metto poca, la massaggio bene e poi la lascio lì, mi piace tanto, la pelle è molto morbida, non mi si è screpolata, quindi la continuo a usare volentieri, fate conto che appunto costa un po', però cioè veramente ce n'è una quantità che per il contorno occhi io non so. Poi due prodotti che invece io ho già provato ma che adesso devo riaprire perché sto aspettando, sono due prodotti di Vera Lab, i miei preferiti in assoluto sono sti due, questi li ho presi addirittura con il Black Friday perché erano in sconto, la luce liquida non è un tonico, è una lozione illuminante anti impurità, a me piace tantissimo e io di solito uso nel periodo più caldo, quindi quello che stiamo vivendo quasi ora,
la luce liquida la mattina, mentre la sera il siero perfect. Vi giuro ragazzi, il siero perfect vi fa una pelle morbida, perfetta. Hanno entrambi l'acido salicilico, non vanno usati in combo nella stessa, cioè la mattina non li posso usare insieme, ma uno la mattina e uno la sera sì. E vi lascio una pelle pulita, perfetta. Io ho notato proprio una diminuzione di punti neri, brufoletti, cioè mi piace tantissimo. Quindi sono due prodotti che uso, ho già comprato, questo costa tipo 40 euro, questa 20 forse, non lo so, ma mi ci sono sempre trovata benissimo, quindi li ho ricomprati, appena ho visto c'era lo sconto ho fatto la scorta. Sono i miei due immancabili di Vera Lab, quindi mi piacciono tantissimo. E niente, questi sono tutti i miei prodotti nel mio bagno. Ho il fiatone, ho parlato un bel po', spero che voi siate arrivati fino alla fine del video, e se vi va lasciatemi un cuoricino nei commenti, così lo so che c'è qualche coraggiosa e temeraria. Io vi mando un bacio e al prossimo video.